E in Vive Radio sono Nico Benz, 100 giorni da solo in diretta per la realizzazione del primo social network nato in rete con la rete, giorno 95, Guinness World Record. Questo è il programma più lungo di tutti i tempi. Sono orgoglioso di avervi tutti qua. Allora chiedo gentilmente, poi spiegherò anche agli ospiti come fare per non vederlo, chiedo al ragazzino di 13 anni, Papò, Sprice e tutti e tre i ragazzini, per favore, avete fatto i bravi, per, uscite da Ovo, se no do un altro canale agli ospiti dove siamo solamente noi e fate vedere che c'è una mancanza di civiltà, eh? Eh? Voi siete nativi digitali, eh? Fate i bravi. So. Allora, intanto se Daniele preparavi in un'altra stanza, se proprio, allora dico agli ospiti che possono mettere il a fianco alla vostra finestrella c'è una barrettina che chiude la finestra che non vi interessa. Allora, intanto io saluto Gatto. Gatto, mi senti? Sono io che non sento te però. Invece sì. Avvocato Simone Aliprandi, ti sento? Io ci sono. E io ti sento benissimo. Oh, un applauso anche. Io vi sento. Dobbiamo risolvere la questione del ritorno. Hai le cuffie, Simone? Devo spegnere l'audio dal sito. Esatto, perfetto, sentire da una parte sola. Oh, okay. Così ti sento benissimo. Così mi sento da una parte sola. Invece Gatto, a te ti sento? Non ti sento. Allora ti crossover, perché non sento il tuo volume. Ti vedo benissimo, ma non sento la tua voce. Allora, tu rimani anche lì. Allora, con Simone vado bene, poi dipende. Spesso queste chat hanno problemi di crossover. Intanto saluto gli amici che sono in Tini Chat, quindi Giulietta dalla Sicilia, Jams dal Veneto, Kate da Mantova, Terry dalla Puglia, Stefano da Roma, Sara da Milano e Giangiu da Ibiza. Grazie per essere qua. Saluto anche tutta la chat. Adesso piano piano recuperiamo tutti gli ospiti, anche come volume e voce. Non faremo un talk show, insomma, nessuno di voi sarà obbligato a rimanere tutta la serata, potete stare insomma quanto volete e intervenire quando volete. Vi faccio una piccola introduzione della serata. Oggi è la giornata dedicata al diritto d'autore. Stamattina ne abbiamo parlato, abbiamo iniziato a parlarne stamattina con un altro avvocato. A proposito di Simone Aliprandi, ho conosciuto tanti tuoi colleghi, che anche molti che ti citano. Stamattina l'avvocato Giulia Aranguegna ti ha citato parecchio. Che me la son persa, devo ammettere. Devo ancora guardarla. C'è su Facebook, insomma. Comunque è stata una bella giornata. Gli ospiti di stasera. Allora, Francesca Mendola dell'ufficio stampa di Radio Reporter ha intitolato la serata, ha dato uno sguardo dopo svariati interventi, contributi da parte di tutti sulla questione del diritto d'autore durante questi 100 giorni. Stasera abbiamo invitato l'avvocato Simone Aliprandi, Copyleft Italia, abbiamo invitato l'avvocato Giambattista Gallus, che ce l'ho già su Skype, adesso lo contatto, abbiamo invitato il senatore Fiorello Cortiana, che è già venuto qua e lo chiamerò al telefono dopo, abbiamo invitato l'avvocato Ernesto Belisario, che è esperto in diritti delle nuove tecnologie, abbiamo invitato Deborah De Angelis, avvocato di Creative Commons, abbiamo invitato Flavia Marzano, la rete, qua, anche se qua c'è scritto l'Università di Roma, insomma, ma lei si occupa dell'open source nella pubblica amministrazione, abbiamo invitato Pippo Landro come esponente delle discografiche indipendenti, Gatto Panceri, Papò, se non la smetti ti banno dalla rete, vai su Tini Chat, fai il bravo ragazzo, basta cliccare e lo mettete giù, poi abbiamo invitato Daniela Disa, Daniela Disa è il capo ufficio stampa, qualcuno della SIAE, noi abbiamo parlato con l'avvocato Presenda, il dottor Presenda, in questi 100 giorni, e con il dottor Mallia, e oggi avrebbero dovuto mandarci
qualcuno della sezione multimedialità, come abbiamo, io ho iniziato a chiamarla SIAE 95 giorni fa, e, insomma, oggi avremmo dovuto chiudere con la sezione multimedialità, ma oggi ci hanno comunicato che non avevano nessuno da mandarci. Per quanto riguarda le SCF, oggi ho chiamato 25 volte, siamo arrivati alla barzelletta che addirittura le centraliniste mi stavano guardando e ascoltando. Quindi ogni volta chiamavo con un nome diverso, chiamato anche come Diego Abbattantuono e come Panino di Elio. E niente, insomma, ogni tanto mi dicevano: non so che sei tu. Quindi non abbiamo neanche l'SCF, ma abbiamo insomma tutti gli altri, diciamo, praticamente tutti, a parte loro. Il discorso del diritto d'autore qua l'abbiamo affrontato, faccio questa piccola introduzione giusto per far capire a tutti perché io sono un musicista, uno speaker, ho pensato che sulla rete si potesse creare un nuovo tipo di radio innanzitutto, ma poi soprattutto che in un periodo dove magari c'è crisi, non solo nella musica ma dappertutto, la rete oggi ti dà l'opportunità di fare qualcosa, perché ci sono un sacco di mezzi, chiamiamoli così, risorse, manca un po' di informazione, un po' di fruibilità. Allora l'idea è quella di creare un nuovo modo di radio che usi, che crossoveri, che faccia cross medialità, come ho imparato a dire, con le risorse che ci sono sulla rete e non solamente con la frequenza, come stiamo facendo stasera, chat, video chat, telefonate, streaming, broadcasting e quant'altro. Io in questo momento vado in onda su due canali di live stream, su un canale di Justin TV, su un canale di Stickam che si vede sull'iPhone, si vede sugli smartphone, su un canale digitale, di radio digitale, su quattro server radio, su tutti gli showcast, insomma si può sentire dovunque, dappertutto, anche vedere, perché è una radiovisione, e questo grazie alle risorse della rete che sono spesso libere. Questo è un po' il discorso introduttivo. Abbiamo affrontato il diritto d'autore perché? Perché oggi tecnicamente per mandare uno streaming amatoriale, cioè per mandare un suono, per mandare un brano, per condividere qualcosa come si fa in Puro Stile 2.0, per condividere la musica con gli altri sulla rete come facciamo in questo momento, tutti dovrebbero pagare delle cifre ben chiare, 800 euro più o meno di SIAE, 372 di SCF. Questo vuol dire, per me che uso la rete, che se io faccio una videochiamata in 4, in 5, come succede su Tiny Chat, quella che vedete a sinistra, che si vede in tutto il mondo e da cui si può entrare in tutto il mondo, io sto facendo uno streaming, anzi un broadcasting, a dire la verità. Quindi sto mandando della musica, questo dovrebbe essere tecnicamente proibito, ma è coperto da una licenza. La licenza costa quello che vi ho detto, più o meno 1200 euro, escluso Battisti perché ha tolto i diritti SIAE per l'online, Celentano, insomma la condivisione della musica è quello che serve a far sentire i musicisti, a far sentire la musica, a far girare la cultura, a far girare l'informazione, si dovrebbe fare a pagamento. Io non credo che questa sia la strada in assoluto e non ho mai parlato in questi 100 giorni di scaricare musica, di SCF che fa pagare troppo le radio, sono tutte cose che sono venute fuori dopo e abbiamo sentito in questi giorni con tutti gli avvocati che abbiamo avuto tante e tante cose, tante tante storie e ultimamente l'ultima di SCF che appunto non ha fatto passare i singoli nuovi degli artisti. Questo ha creato molta più attenzione su quello che stavamo facendo qua. Quello che faremo stasera è sentire il punto di vista di tutti, il punto di vista di avvocati esperti in diritti delle nuove tecnologie e in diritti d'autore, il punto di vista di avvocati come Ali Prandi e come De Angelis, esperti di nuove forme che per molti sono oscure o sconosciute e anche per molti musicisti o addetti ai lavori. Sentiremo l'opinione di un autore, di un cantautore, come Gatto Pancieri, sentiremo l'opinione di un discografico, sentiremo l'opinione di un artista Creative Commons, sentiremo l'opinione di tutti. Una volta finita la serata io prenderò la mia decisione, ma che ho già preso dal primo giorno, a dire la verità, perché ho detto che questi 100 giorni non dovranno servire a niente, a parte insomma la costruzione di questo social network, di questa radio che nascerà alla fine dei 100 giorni, ma perché non voglio che siano solamente delle chiacchiere o dei bei discorsi e rimangano qua. Ecco perché faccio il Guinness World Record, perché qualcuno mi chiederà perché l'hai fatto, io dirò i contenuti quali sono,
E soprattutto credo che alla fine della serata bisognerà mettere un mattoncino, una pietra che indichi che cosa faremo.